E Gesù ci propone proprio quest'acqua, l'acqua vera, l'acqua che può soddisfare il cuore, l'acqua di cui ha bisogno l'uomo. L'uomo ha bisogno di realizzare la presenza di Cristo nella propria vita, ha bisogno di realizzare la conversione, ha bisogno di realizzare la presenza dello Spirito Santo nel proprio cuore. E chi realizza questo non ha bisogno di andare dietro agli eccessi della vita, non ha bisogno di andare dietro alle cose che offre questo mondo. L'acqua che Gesù sta offrendo è un'acqua gratuita, è un'acqua accessibile, è un'acqua che ci è offerta per la grazia, per l'amore di Dio, che ha mandato il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi. Non c'è un'altra persona, non c'è un'altra fonte, non c'è un altro luogo, un altro posto dove possiamo attingere di quest'acqua che è acqua viva, che scaturisce in vita eterna. Solo Gesù la può offrire. Gesù è la risposta a tutte le tue insoddisfazioni. Gesù vuole benedire la tua vita. Gesù vuole darti la vera pace. Quello che dà il Signore soddisfa pienamente il cuore. Quello che dona Cristo Gesù è davvero duraturo ed eterno. Quello che dona Cristo è davvero efficace. Quello che dona Cristo lo dona perché è interessato al nostro bene. Bisogna lasciare tutto, bisogna davvero dare il primato, il primo posto al Signore Cristo Gesù, affinché Egli possa soddisfare l'anima nostra. E nel momento in cui noi ci disponiamo a lasciare ogni cosa, a lasciare il peccato, a lasciare ogni legame, a lasciare tutte quelle cose che sembrano che ci diano qualche soddisfazione, ma che in realtà ci legano.